Ciao Giorgio, siamo qui anche oggi perché abbiamo altre notizie da dare ai nostri amici che ci segue. Tu stesso mi hai annunciato per telefono prima che c'è stata una nota agenzia in cui si annuncia ufficialmente che il presidente egiziano Al-Sisi, il capo del Stato Maggiore delle Forze Armate di quel paese, si è schierato a fianco della Siria di Bashar al-Assad, cioè del presidente della Siria e del suo governo. Quindi anche, vogliamo dirlo, anche della maggioranza del popolo siriano che comunque appoggia il presidente di cui dall'estero lo si vuole far dimettere, chissà per quale motivo poi, no? Ma allora, nel frattempo. No, non è la maggioranza, la quasi totalità del popolo siriano che sa perfettamente che cosa potrebbe succedere. Ecco, nel frattempo, ti volevo anche dire. Qualora la Siria fosse smembrata e fosse lasciata alla mercé di questi lanzichenecchi che sono i pagati dagli americani, dagli ebrei e dai sauditi. Esattamente. E un'altra cosa, esattamente, hai fatto bene a ricordarlo. Poi c'è un altro fatto che la Russia continua ancora a mandare altre navi, dicono che non recentemente, ma le navi che non si avvicendono affatto, perché quelle che sono arrivate rimangono ancora lì, a Tartus, a Latakia, arrivano altre navi, tra cui un famoso cruciatore, il gioiello della flotta sovietica, il Moskova si chiama, che è tra le migliori navi militari al mondo. In più anche la nostra marina italiana ha mandato due corvette, una la Maestrale e l'altra, no, due fregate, la Maestrale e l'altra non so come si chiama, che ufficialmente per sostenere i nostri 1000 uomini, cioè dell'Unifil che abbiamo lì sul confine fra Libano, Israele e la Siria. Ecco, io adesso vorrei, allora, l'Egitto che si schiera con la Siria, quando un primo commosso era contro, è già questo un fatto molto significativo. E quindi che vuol dire che tutte le masse arabe a questo punto, se gli americani attaccano, sono a vera fuori un macello. Cioè gli Stati Uniti continuano a perdere popolarità sul pianeta, questo mai è un dato di fatto. Allora adesso io ti vorrei dirti, tu come leggi tutto questo? Secondo te cosa vedi? E la tua analisi sarebbe molto interessante saperla. Allora, parto come sempre dalla lettura di un grande testo che io non posso far vedere nella sua copertina naturale perché l'ho ricoperto, essendo un libro che io consulto abitualmente, e nel quale il grande Pitigrilli ha raccolto tutto quello che sentiva in tram, sentiva quando andava negli autobus, quando stava per strada, tutte le battute e in più tutte le battute che ricavava da questo o quel battutista dell'epoca o anche dei secoli precedenti. Questo libro che io mi sento di consigliare sempre è un libro che è non facilmente reperibile, ma si può trovare, edito dal vecchio grande editore popolare Sonzogno. Questo libro è intitolato Dizionario antiballistico. Io leggo una piccola occhiello qui che sta qui, un piccolo occhiello, saggezza. Che si deve fare quando l'usignuolo rifiuta di cantare? Torcergli il collo, disse il primo. Costringerlo a cantare, disse il secondo. Aspettare che canti, dichiarò il terzo, che era un saggio. Allora, noi abbiamo aspettato perché io, che non sono nessuno, ma sono un saggio, e lo dico perché se pretendessi di essere qualchedun altro mi sarei messo in prima linea a concionare a questa manica di testa di cazzo che sono gli italiani e soprattutto i parlamentari, cosa che non faccio perché mi disgusta solo pensarci. Io a suo tempo dissi, guardate che qui si tratta di aspettare. Perché si tratta di aspettare? Perché i nodi stanno venendo al pettine. I nodi stanno veramente venendo al pettine per due ordini di ragioni. Primo, perché la crisi dell'impero americano è irreversibile. L'abbiamo già detto più di una volta, abbiamo fatto vedere anche dei libri, così come si ostinano coloro che pretendono di continuare a comandare nel mondo allargando sistematicamente le loro frontiere e alla fine se la beccano in saccoccia anche in casa loro. Perché dobbiamo ricordare che è vero
che la classe, la cosiddetta classe dirigente americana, composta in minima parte, ma è una parte preponderante dal punto di vista economico e diciamo così di insinuazione. È vero che questa parte costituita prevalentemente da ebrei e cristiani sionisti comanda di fatto, cioè ordina e gli altri ubbidiscono. Sì. Ma è altrettanto vero, l'abbiamo già detto anche ieri facendo vedere certi testi e parlando delle vere ragioni che portarono alla ghigliottina nel 1793 Luigi XVI, il fesso di turno, è anche vero che quando non reggi, quando sei troppo stupido per reggere di fronte a queste cose, alla fine crolla tutto. Ma crolla anche in casa, perché gli Stati Uniti d'America si stanno riempiendo di latini. È chiaro? Sì, mentre sì, moltissimi ebrei se ne stanno andando e vanno in Palestina, da dove poi appena si sono resi conto che lì il terreno scotta e che si stanno bruciando i piedi, cercano di riscappare, ma molto spesso non ci riescono. Questi sono i dati, i fatti veri, basta leggere le vere statistiche, non le idiozie che scrivono i vari giornali. Capito? E i latini aumentano sistematicamente, nessuno li può fermare. I latinoamericani, è vero che hanno messo, ecco, ai confini col Messico hanno messo un muro, ma il muro non serve. Infatti non è mai servito a nessuno. Non è mai servito nemmeno all'impero cinese. Capito? Non è mai servito nemmeno all'impero cinese. Uno dovrebbe leggere questo, libri come questo, per capire come va Stone, la storia. Potere, denaro, il potere del denaro della Roma antica. Nella Roma antica. Sì, di Stoner. E tutti no, retroscena, Stoffer, politici, è un tedesco, ovviamente hanno a che fare col potere romano. Stoffer, è un solito tedesco, se non sbaglio. Stoffer, sì. Libro che ho scritto prima, sì. E questo ti fa vedere, in questo libro, edito da Rusconi, ti fa vedere in maniera veramente consistente cosa significa l'interferenza del denaro con le classi dirigenti. Le classi dirigenti possono anche essere o dirsi al di sopra delle problematiche correlate col vil denaro, ma quando circola questo denaro non puoi far meno di prenderlo in considerazione. È chiaro, no? È chiarissimo. Molto chiaro. Ad esempio, noi abbiamo avuto la mobilitazione delle masse in tutta Italia, moltissime volte, qui lo descrive, lo dice, perché noi quando parliamo di storia di Roma, stiamo sempre lì a seguire la storia di Roma vista nell'ottica delle classi dirigenti, anzi direi che prima della grande rivoluzione praticata nel Novecento dalla scuola francese, si continuava a considerare la storia, come sequenza di fatti relativa alle classi dirigenti. Mentre la scuola francese aveva incominciato a dire, ma scusate, la storia non è fatta solo dalle classi dirigenti, ancorché avessero queste, come hanno oggi, il potere assoluto, per cui è molto difficile che le popolazioni avessero la forza, il coraggio, l'energia sufficiente per scalzarle nelle loro decisioni. Però è altrettanto vero che è la massa della popolazione che determina poi i comportamenti, no? E non dimentichiamoci che la rivoluzione francese è vero che è stata portata a termine da una ristrettissima elite di persone che non erano nemmeno tutti quelli che stavano al Parlamento. Al Parlamento c'erano 700 persone. Quelle adesso attive erano sino a 50-60. Sì, ho capito. Adesso dice l'anno specifico. Come adesso tutto il discorso che sta facendo questa classe politica qui italiana, no? Che è composta veramente di figli di puttana, è se Berlusconi deve essere dimesso o meno. No. No? Guarda, è cioè, così pietosa la cosa che veramente perdiamo tempo a discutere. Il mondo sta scoppiando.
può succedere una guerra che ci porterebbe in questa situazione. Ecco, questa è una rivista che prevede un post-guerra atomica, ecco qui, che vanno a fare i bagni con la maschera antigas, e questi stanno a discutere se Berlusconi deve essere dimesso o meno Giorgio, da senatore. Giorgio, scusa, da un paese sottomesso, senza sovranità come l'Italia, che qui ormai è terra di nessuno, che entrano chi vuole, chi basta vedere in massa i migranti che vengono qui, da tutto, cioè ormai è diventato un paese senza rispetto alcuno, perché non si può permettere lo schifo che sta avvenendo, questi arrivi clandestini, eccetera, eccetera, senza una logica, una cosa criminale. Ecco, adesso in questo contesto, nel contesto in cui ci troviamo, come ho detto prima, che appunto per la Siria, che la tensione ormai è altissima e che potrebbe qualche passo veramente cominciare là e creare i presupposti per far sì che la guerra diventi non più locale ma mondiale, e con tutte le conseguenze drammatiche che potrebbero succedere, perché sai benissimo che stavolta molti paesi hanno l'arma atomica, il mondo è pieno di migliaia di arsenali atomici. Ecco, cioè, adesso quello che dico io, negli ultimi ore, che potrebbe scoppiare per simpatia, dico nelle ultime ore, visto l'Egitto che si sta andando con la Siria grazie al generale al-Sisi, e l'Italia che manda anche due fregate lì, dice, per sostenere poi i 1000 i nostri uomini, che poi non so come potrebbero sostenere queste due fregate, cioè io vedo nell'Italia un po' di cose poco chiare, perché prima dicono no, noi non vogliamo andare lì perché senza mandato dell'ONU, e va bene, poi però manda due navi così, ma voglio dire, la Russia che poi manda altre navi, allora a questo punto secondo te tu cosa prevedi? Cioè hai una visione di cose, cioè secondo te si arriverà uno scontro, ci stavo arrivando, che prego. È un discorso molto interessante, che vorrei fare. Certo. Cogliamo l'occasione per farlo. Sì. Allora, intanto diciamo che appunto mentre il mondo sta per scoppiare, quelli che si dicono gli uomini della politica italiana discutono se Berlusconi deve essere senatore o no. Allora, di fronte a costoro, quelle teste di minchia che discutevano sul sesso degli angeli quando Costantinopoli era assediata dai turchi, e che è poi diventato una frase di uso corrente per dire che tu discuti appunto del sesso degli angeli mentre i turchi stanno alle porte, esatto. Allora nei confronti di questi personaggi, cioè della classe politica ufficiale, quella che sta nel Parlamento, quella dei partiti politici, allora quelli che discutevano del sesso degli angeli erano il forfiore della concretezza, perché questi stanno ancora molto, ma molto più in là. Questi sono nell'idiozia totale, però siccome gli italiani sono persone che sono abituate a ragionare sui fatti concreti, quando questi qui si dimostrano così inefficaci, così impotenti, così coglioni, così castrati, gli italiani li trattano per quello che si mostrano, e questo è un fatto estremamente positivo, e quindi questo è il primo punto. Secondo punto, che è ugualmente importante, perché in Italia evidentemente c'è una classe dirigente che è quella che non compare, che è una classe dirigente che si muove secondo interessi precisi e anche nazionali, che nulla ha a che vedere con la facciata della classe politica. Poi ti immagini Napolitano vuole nominare capo del governo Giuliano Amato, quindi siamo all'interno di una latrina, totale, no? Assoluta. Non perché Giuliano Amato non sia una persona intelligente, Giuliano Amato è al massimo dell'intelligenza, ma in quella intelligenza truffaldina, delinquenziale, che è quella che e ogni volta che si muove crea esclusivamente dei danni al popolo italiano. Ecco, no? Mo sono d'accordo con te. Però c'è una classe dirigente che si muove comunque, e che non è quella che diciamo noi, cioè quella che abbiamo additato noi prima, e che è quella che fa comunque la politica estera italiana, che non è cosa da poco. Allora io ti vorrei leggere da questa importantissima rivista
Affari Esteri, che è una rivista, pubblicata, questa è del 93, no, del 2003, questa è del 2003, ho capito, di cui consiglio vivamente la lettura perché ci scrivono personaggi importantissimi, dove leggo tre o quattro frasi che sono indicative per far capire ai nostri amici che cosa si tratta, di che cosa si tratta quando si parla di politica estera. Bene. Attenzione. Benissimo. Che il valore dell'Italia la devi valutare non quelle idiozie che fanno questi cialtroni, ma dalla sua politica estera, quando e soprattutto pare che non ci sia. Non c'è. Per cui c'è da chiedersi per quale ragione noi abbiamo mandato due navi nominalmente per caricare i nostri militari. Mm. Ma io ci scommetto 50 peli dei miei coglioni che tutto 50 insomma, me li faccio venire anche a strappare volendo, capito? Autorizzo Obama, la moglie di Obama, a venirmeli a strappare. Speriamo che ti senti la moglie di Obama, anzi è brava, se non posso andare in America sento questa cosa qui, magari glielo dirà. Prende l'aereo presidenziale alla tua bella Michele, so che ti piace tanto. Vai avanti, vai. Aereo presidenziale. Allora, sono disposto a scommettere che i nostri vanno a fare qualcos'altro. Anch'io. Capito? Anch'io. Allora, ti leggo alcune frasi scritte da Fausto Borrelli, che è uno studioso di queste cose e che dice delle cose importantissime in relazione a un libro che è uscito all'epoca, dell'autore è Sergio Romano, il quale ha fatto la storia della politica estera italiana e dei ministri. È interessantissimo. Ecco, è interessantissimo e io ti preannuncio a te e agli amici che sul nostro sito, no, sia Accademia della Libertà, io pubblicherò l'elenco dei vari ministri degli esteri con la data da cui si potrà capire la vera, autentica politica estera italiana. Benissimo. Che è la politica interna, e senti quello che c'è scritto. Sì. Si potrebbe dire, parafrasando Croce, che ogni vera storia è storia della politica estera. Infatti, per comprendere appieno il ruolo, il peso e l'identità politica di un paese, non c'è nulla di meglio, soprattutto oggi, che concentrarsi sulla sua politica estera, che essa ci sia o che essa paradossalmente non ci sia. La guida alla politica estera italiana, da Badoglio a Berlusconi, di Sergio Romano, Rizzoli, Milano 2002, pagine 302, euro 16,50, risponde perfettamente a questo criterio quando esamina la politica estera dell'Italia dell'ultimo mezzo secolo, o meglio del sessantennio che va dall'interim agli esteri di Pietro Badoglio 1943 all'interim agli esteri di Silvio Berlusconi 2002. Attenzione, c'è un interim agli esteri di Silvio Berlusconi 2002, varrebbe la pena che qualcuno che ciancia sempre di politica senza sapere nemmeno quello che dice andasse a vedere che cosa ha fatto di politica estera italiana nel 2002. Appunto. Seguire attentamente la politica estera di un paese, poi, è il modo migliore per comprendere tout court la storia di quel paese, perché politica estera e politica interna si intrecciano sempre e si condizionano a vicenda. Benissimo, è vero. Questo è una cosa discutibile. Nel caso specifico dell'Italia, appunto, ci voleva proprio questo chiarimento. Nel caso specifico dell'Italia, il legame è davvero molto stretto per la centralità della sua posizione geopolitica mediterranea, cosa che noi abbiamo sempre detto, e per la presenza ultramillenaria del papato a Roma. Già. Per l'Italia si potrebbe addirittura parlare di primato storicamente predestinato della politica estera sulla politica interna.
Direi di sì. In questo, specialmente sì, sì, proprio così. Questo anche per la nostra posizione geografica. Allora io qui, faccio una piccola deviazione. Noi abbiamo sempre accusato la classe dirigente politica italiana di essere una manica di cialtroni. È vero. Così nella misura in cui l'ho detto io prima. Sì. Cioè tutta quella marmaglia, tutta quella palude che come durante la rivoluzione francese si accalca nei parlamenti senza sapere nemmeno perché ci è arrivata, giusto? Sì. Probabilmente dovendo ringraziare la madre, la sorella o la moglie, no? Ma noi queste cose non le sappiamo e nemmeno le andiamo a imparare, no? Sì, sì. O nel caso delle deputatesse, ringraziare il marito, l'amante. L'amante soprattutto. Tra l'altro io faccio notare che tutte queste damazze che si presentano come esponenti della politica, che sono tutte ampiamente separate o divorziate dal marito, mi chiedo per quale ragione, meno Rosy Bindi che non si è sposata, lei ha fatto una devozione alla Madonna, ha fatto una devozione alla Madonna. Me ne sto scappando una, mi sono trattenuto. Allora, ascoltami, a Rosy Bindi sì. Bisogna mettergli a fianco sì. Un ermafrodito sibaritico. Sì, sì, sibaritico. Sibaritico, sì. Sì, però l'ermafrodito, sì. Però come si dice appunto, tra sibarito e sibarito, non mettere l'ermafrodito, ma l'altro sibarito che ci metti? Appunto. No, perché lo metti accanto a Rosy Bindi, ma l'altro sibarito? Chi è? Lo sento. Quindi, Nicchi Vendola potrebbe essere. Tra Rosy Bindi. Vabbè, andiamo avanti. Tra Rosy Bindi e Nicchi Vendola non mettere un ermafrodito. Sì, sì, certo. Ecco. Giusto. Direi di sì. Allora, io mi chiedo per quale ragione tutte queste damazze continuano a farsi chiamare di cognome col cognome del marito, dello stracornuto marito, da cui quando va bene sono solo separate. Allora mi chiedo, qual è la logica? Ma scusa, tu porti avanti te stessa come non plus ultra della femminazza politica eccetera, ma vuoi chiamarti col tuo cognome? No? Sì. Valdracca da 4 soldi, non vuoi chiamare col tuo cognome? Allora io ci sto pensando una cosa, ma porco giù, però queste qui sicuramente gli prude qualcosa. Allora sicuramente guarda, mi auguro che questo video lo possa vedere Rosy Bindi, Vendola, il partito di questi qua mentre insomma. Sono a sé. Sì, no, ma mentre sono assieme a me. Chissà che commenti che sparano fuori, magari qualche querela pure c'è prima. Mentre sono assieme a Mediurgorie, vanno tutti a Mediurgorie. A Mediurgorie, no? Sì, sì. Mediurgorie, sì. Vabbè, andiamo avanti. Tanto visto che si parte lì dalle parti, visto che si parte dalle parti tue per andare a Mediurgorie. Sì, si parte da qui, sì. Quindi capito, eri quindi una piccola benedizione nel Busento. Perché prima ti devi detergere le membra nel Busento, no? Capito? E poi prendi il traghetto per Mediurgorie. Sì, dopo vabbè, sì. Andiamo avanti. Allora, questi che continuano a chiamarsi col cognome del marito cornuto, ma porcaccia Giuda, ma perché? Probabilmente lo so. Perché loro agli amici, alle amiche, dice, vedete, uno stronzo sono riuscito a calapiarlo, perché non ci sarebbe altra giustificazione. No. Per dire, uno che ha una moglie che si dà alla politica dovrebbe dire la prima cosa cambia il cognome. Hai capito? Già. E cambia anche casa, perché io a casa qui non te voglio con me, no? Mi pare ovvio, no? Vai a... chiedi alloggio in un bordello, no? Che...
ci sono tanti che chiedono alloggio in un bordello, no? Allora andiamo avanti a concludere. Allora, andiamo avanti. Una volta quelli che facevano la politica chiedevano alloggio nei conventi, dove la polizia non poteva entrare, no? Anche Andreotti l'ha fatto. Certo, ma la polizia lì entrava. Non c'era bisogno che entrasse. No. Lì entrava la mafia, era cosa diversa. Cioè nei conventi la mafia può entrare tranquillamente. Sì. Allora, la guida alla politica estera italiana da Badoglio a Berlusconi si articola in quattro parti caratterizzate dal nome dei ministri. E qui dopo poi diremo quali sono i ministri, lo faremo sapere, per fare ragionare le persone sulle cose come stanno. Ah, tra parentesi, voglio dire un'altra cosa. Se questo paese avesse veramente una classe dirigente di cialtroni, non farebbe nemmeno sotto traccia nemmeno una politica estera. Allora. Questo che significa? Significa che indipendentemente dalle cose così come appaiono, in Italia c'è una classe dirigente politica, forse anche dovuta al fatto che in Italia c'è il Vaticano, che è interessata a sviluppare una politica estera. Laddove esiste una politica estera esiste sempre una politica di dignità nazionale, sennò uno non ha nessuna ragione che lo faccia, no? Sì. È chiaro, no? Sì, sì. Se io, ad esempio, che sono una persona seria e onesta, mi decido a fare un investimento in borsa, per dire, lo farò sempre e comunque nell'intento di guadagnare dei soldi e portarli a casa alla mia famiglia. Certo. Quindi c'è sempre una classe dirigente che evidentemente è nascosta e sicuramente non è la massoneria e sicuramente non è l'Opus Dei e sicuramente non sono i gesuiti, che comunque fa gli interessi di questo paese. C'è poco da fare. Beh, meno male che ci sono, io faccio come una mia deduzione, no? No, ma anch'io ho fatto questo ragionamento, Giorgio. Qualcuno ci sarà, insomma, nella merma qualcuno ci sarà, insomma, che è in ombra, che però agisce per bene del paese, e speriamo che, insomma, che lo possa continuare a fare, speriamo. Ecco, ad esempio, quelli che hanno mandato queste due barche, due fregate italiane, sono barchette, ma la maestà è una bella nave. Vabbè, sono barchette. Barchette non direi. La barchetta in mezzo al mare, c'era quella famosa canzone. Ah, sì. Che proviene dal Perù, no? Sì, comanda. Un capitano con la barba rossa e blu, con un sigaro toscano che proviene dal Perù. Sì. È molto indicativa come canzone. Capito, non è uno scherzo. No, fu scritta al momento in cui doveva essere scritta questa canzone. Già. Allora, come tutte le canzoni, Riccardo, ricordati quella importantissima canzone, il tamburo principale della banda d'Afori, quanto era azzeccata. Mm-hmm. Ma veniamo a noi. Mm. Sergio Romano, diplomatico e storico, è una fra i più acuti opinionisti europei di politica estera per l'innato talento con cui coglie sempre lucidamente l'essenziale delle situazioni complesse nell'attimo del loro divenire storico. Romano scrive sul Corriere della Sera e su Panorama, tra i suoi libri più recenti, eccetera, eccetera. Questa nuova edizione della guida alla politica estera italiana, che integra e aggiorna quella apparsa nel 93, sempre prezzo di soli, si conclude formulando un auspicio di cui mai come in questo preciso momento si sente l'urgenza ineluttabile e ineludibile. Sì. Le politiche nazionali lasciano il posto a una forte, autorevole, unitaria e indipendente politica estera europea. E mi sembra che questo sia, diciamo così, un viatico estremamente importante. Certo. Allora, che cosa dico? Io posso assecondare la politica europea qualora la politica estera europea mi dimostri in maniera molto chiara che l'Europa punta a una equidistanza, con particolare propensione a degli accordi in casa propria, perché la Russia è in Europa, certo. L'Eurasia è Europa, certo. E a un'equidistanza, diciamo così, teorica nei confronti della Cina, ma
concreta nei confronti degli USA, i quali devono smettere di romperci i coglioni. D'accordo? Questa certo. È la vera logica. Certo. È la vera logica che emergerà sicuramente dal fallimento ineluttabile della politica estera statunitense, perché gli americani si stanno trovando contro tutto il mondo. Ma sì, ma io vorrei già che tu elencassi tutti i paesi che sono sì. contro gli Stati Uniti oggi, ma e che verranno maggiormente alla luce, nel momento in cui il tempo stringe e tutti i paesi dovranno dire basta, hai rotto le scatole. Però è la volta in cui il re è nudo. Quando il re si dimostra essere nudo, so dolori. Ma esattamente, no, direi di sì, io direi di sì. Senti, ma io una mia previsione in base a quello, cioè, a quello che ti ho detto prima. L'analisi di Sergio Romano la condivido, perché in Europa deve fare una politica estera in comune, su questo non ci credo, però non questa Europa con questa testa di cazzo che abbiamo adesso, ma un'Europa con gente seria. Ovviamente questa è l'Europa, cioè, che volevano gli americani. Infatti, dico una cosa. L'Europa di oggi è l'Europa dépendance degli Stati Uniti. Sì, infatti, l'Europa che io sogno è questa, che ci sia a capo di ogni Stato un capo, cioè un capo di governo, un presidente, quello che volete, che veramente ami il proprio paese e che faccia interesse al proprio paese in armonia con tutti gli altri paesi, con tutte le altre nazioni europee. E in base a questo certamente bisogna trovare uno, perché si può trovare, perché c'è, secondo me, un punto di unione di fare una politica estera in comune, perché bene o male tutta l'Europa non ha sufficienti materie prime per andare avanti, e quindi deve cambiare politiche estere e andare verso i cosiddetti paesi del terzo mondo, non come il secolo scorso, due secoli fa, eccetera, per andarli a rapinare, ma per andare a lavorare insieme a loro. Cioè, in poche parole, dovrebbero essere gli europei ad andare lì, da quei paesi da cui provengono questi poveri cristi con i barconi da noi. Perché lì c'è spazio vitale, lì c'è occasione di sviluppo e di progresso. Cioè, io sono convinto che se si facesse una politica estera in comune, si potrebbe dare un grande colpo alla disoccupazione che c'è in Europa, che non dimentichiamoci che raggiunge 22 milioni di unità. No, ma la disoccupazione è voluta dagli Stati Uniti, certo, è chiaro, no? Ma anche questo, certo, vuol dire, bisogna cambiare tutto in questo, non solo in Italia, ma in Europa in particolare. Cioè, l'Europa deve ritornare al centro della storia e al centro della cultura mondiale, e non mettersi in un angolo con quei cazzoni di inglesi e di francesi che fanno le calcule gli americani. Lo capisci? Lo scopo. La nascita dell'Unione Europea, secondo il principio di Mazzini, quindi il principio mazziniano, era appunto quello di far emergere una unità continentale di paesi che fino al giorno prima erano stati a punzecchiarsi, a spararsi tra di loro, sì, che nel momento